Buongiorno. Ho sentito un rumorino io. Che rumorino hai sentito? Che rumorino di... Di chi è questo rumorino? È dei cavalli? No, quel rumorino lì è la pompa dell'acqua. Ma non si mangia tutto il panino, uè, signorina. Oggi andiamo a visitare la città di Mantova. Yeah! Andiamo alla scoperta della città. È arrivato un furgone. Oh! E adesso, sigla! No, non voglio sapere niente. Queste sono delle bellissime. Hai solo distrutto la foresta amazzonica stampando della carta. No, perché ho stampato, guarda, solo proprio 4 pagine che mi servivano. Ma comunque volevo dire che queste sono delle schede bellissime che ho stampato dai musei civici di Mantova, dal loro sito che presenta la città ai bambini. Ma hai visto che bello questo specchio, Lara? Guarda, se ti guardi qua ti vedi allo specchio, guarda. Ti fa anche più bella questo specchio. Sto ancora ridendo, troppo simpatico. Comunque stiamo con un mister Jumbo, che è già tutto in disordine come sempre. Non ce la faremo mai essere persone ordinate. All'agriturismo Beatilla. Confermiamo il nome perché veramente continuavamo a sbagliarlo. Si chiama, vediamo Beatilla, confermato. Abbiamo prenotato qui la colazione, ma arriva alle 8 e come sempre i bambini si sono svegliati a orari improponibili. E nulla, abbiamo già fatto un po' di colazione. Cosa andiamo a vedere? Ah! Tanti soldi, i camper. Sì, gli altri, i camper nuovi costano tanti soldi. Vabbè, ma non sei felice del nostro vecchiotto, scusami? No? Sì, è bello più degli altri. Bravo, ci hanno portato la colazione. Brava patata. Sembri Bolt. Bolt o Bolt? In bergamasco sarebbe Bolt. Bolt. Bullone. Mister Jumbo in tutta la sua sporcaggine. Io ci ho provato a lavarlo, ma quel nero lì non va via. È un ventenne. Ma guardate che bello che è. Guarda che bello che è. Ah, lì ci sono le cose calde. Questa è la reception. Un agriturismo che ha le camere da letto, sono stupende. C'è anche un mega salone per le colazioni, ma per il Covid è chiuso. E infatti ti portano la colazione in camera, noi sul camper. Guarda le camere. Qui ci sono tutte le bevande calde e qui c'è una stella. Breakfast unboxing. C'è della carta. Incredibile. Ah, tutto brandizzato. Anche la banana è brandizzata? No. No. Tua figlia se ne va, ciao. Cos'è? È marmellata, no? È succo. Eh no, è spremuta d'arancia. Wow, questa bellini, non si è mai pensato di farlo così. Sì, sì, è spremuta d'arancia. Guarda, la mia gioia. La bisnonna Liandra aveva una stufa così, ci cucinava. Ma cosa serve a fare quella cosa di azzurro? Serve per far girare i cavalli, per addestrarli. C'è un artista qui. Qui vedi? Bornoffi si chiama. Crea opere d'arte. Tu hai creato quello grande, io ho quello piccolo. Vediamo se si vuol fare accarezzare. Sono tuo amico? Eh? Oh. Hey!
Direzione Mantova. Dobbiamo andare di qua, dobbiamo andare verso il Bosco Fontana. Allora, è stata gentilissima la proprietaria dell'agriturismo e ci ha detto che dobbiamo costeggiare. Ah, così veloci, via! Dobbiamo costeggiare Bosco Fontana, la riserva naturale, per arrivare verso uno dei tanti canali di Mantova. E andiamo a visitare Mantova, Vale! Guarda il canalone! Destra! Nuova batteria della GoPro, ho perso l'altra. Originale, l'ho persa, non so più, deve essere caduta da qualche parte. Però dovrebbe avere un po' più di carica questa, speriamo. Se no addio video. Com'è andata la notte in camper? C'era il Vale e la Stella a 1000 che erano sul camper. Tra l'altro si sono abbracciati tutta notte e hanno dormito uno sopra l'altro. Il che vuol dire che io ero salva! La giornata è uggiosa, però almeno non piove. Infatti abbiamo scelto Mantova perché era l'unica meta, stando in Lombardia, qua vicino, insomma, a un'ora e mezza da casa, che scacciava la pioggia. Braccati dalla solita nuvola, partirono in una splendida giornata di fine primavera. Eccolo il bivio, sinistra, questo è il Bosco della Fontana, quello che in teoria dovremmo andare a vedere domani. Dovrebbe essere la riserva di caccia del famoso Francesco II Gonzaga, o comunque della famiglia Gonzaga. Era la riserva di caccia. E adesso è parco protetto. Ma beccati l'entrata del parco, che bella. Coltivazione è questa? Cos'è, Vale? La marijuana. Sali. Guarda, Vale! Grano! Frumento! Con questo sai cosa si fa? La pasta asciutta! Purtroppo non si riesce a creare una nuova mappa con questo materiale. Troppo buona quella che c'è già. Guarda che ti faccio vedere una cosa. Sai cos'è questo? Qua sotto c'è un canale, l'acqua sale, 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 aprono quel pannello lì di ferro tutto arrugginito che vedi e l'acqua allaga tutto il campo. Quel vasetto? Vedi il tubo qua sotto? Si riempie d'acqua, alzano lì e via, allagano tutto il campo. Ci sono sciami di agriturismi qui, molto belli, molto belli. Avresti mai detto a Mantova che fosse la patria degli agriturismi? Tosso! Allora, questo è il bivio, Vale. Mantova è a sinistra, ma noi dobbiamo andare a destra, perché per tenere la pista ciclabile ci conviene andare a destra. Quindi allontanarci da Mantova, fare un piccolo ponte. Alla ricerca del ponte! Il ponte! Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. E il Vale è piccolino. Il Vale è piccolino. Ti è piaciuta la canzone? Anche. Lo sai che i papaveri sono piccolini. Ma dai, sono alti che piccolini. Lo sai che i papaveri sono alti. Tasty. Yummy. Ta-da. Ciao. Come ti sei sentita, Lara? L'incontro con un altro carrellino. Ho visto che hai fatto un po' la biga io. Però lui non aveva una bici elettrica come te. Sei i tipi di famiglie. Questi erano molto molto sportivi, in assetto sportivo. Sì. Quindi mi sono sentita molto. Sì, ne siamo veramente dei petenti. Mantova, 6 km. Ecco Lara con le strettoie. Se fa come fa con la macchina, riempi di rigata anche la bici. Guarda le netre che attraversano. Ah, dai, i piccoli pulcini. Una casa. Ma facciamo portarne uno a casa, poverino, ma lo togli dalla sua mamma? Poi se lo portiamo a casa c'è il rischio che la nonna Belotte. Belotte, vuoi salutare? No. Saluta qualcuno. Cosa?
Lo troviamo in padella. È già successo. Momento storia triste. Il papà Vale vinse alla fiera un anatroccolo tirando la pallina in un'ampolla, in una boccia. Io ho vinto l'anatroccolo, l'ho portato a casa, ero molto contento, l'ho messo in giardino. L'anatroccolo dopo qualche mese sparì e scoprì di averlo mangiato inconsapevolmente, perché la nonna Belotte disse: quello canta, dà fastidio e quindi dobbiamo farlo sparire. Anni dopo rivinse un altro anatroccolo. Io guardai mia nonna e dissi: questo per favore tienilo in vita, nonna, non cucinarlo. Quando canta farà la stessa fine, disse. Il lieto fine è che era un'oca muta e non faceva rumori, non faceva versi. Allora la nonna non l'ha cucinata quella, l'ha tenuta tanto il papà. Perché mia sorella decise di liberarla e secondo me morì il giorno dopo perché non era abituata a stare nel mondo selvaggio. Vabbè, e questa è un'altra storia. Sì, è triste anche la seconda anatra storia. Vabbè, basta. Bello, questa casa, guarda, gli passa sotto l'acqua, è un altro agriturismo. Sai cos'era questo? Doveva essere un mulino. L'acqua passa sotto e macinava. Andiamo a vedere se c'è il mulino. Doveva esserci dentro un mulino. Girava con l'acqua e sai cosa faceva? Macinava il grano che abbiamo visto per fare la pasta asciutta. Le hai viste quelle tane? Quelle, tutti quei buchini? Sì, è entrata lì dentro, si è nascosta lì dentro. Perché? Perché ci ha visto e ha avuto paura. Abbiamo attraversato l'unica strada percorribile dalle auto e poi si torna sulla pista ciclabile. Ma che bella è questa pista ciclabile, anche perché è tutta dritta, si snoda tra i campi. Poi vedi le manguste, le lontre, non so cosa fosse lontra, non credo che ci sia in Italia. C'è un suricata o qualsiasi altra cosa, un muflone. Cos'è un muflone? Non è una pecora, è un muflone. Siamo a Gambarara. Vai, fammi la battuta, me la aspettavo. Me la stavo creando. Ebbene sì, sto ancora pensando a una battuta sul Gambarara, sul paese di Gambarara. Come fanno i veri youtuber? Lasciate sotto nei commenti la vostra battuta sul paese di Gambarara. Dai, vale, farmi una battuta su Gambarara. Vabbè, ma guarda anche qua che bello, con gli alberoni. Lara, sai a chi ha dato i natali il paese di Gambarara? No, a chi? A un famoso falegname. Ha dato i natali al falegname di Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre Uomini Una Gamba. Era una gamba rara quella. Ma lo sai che questo qui è un Garpes, uno dei più grandi scultori viventi, eh? Ma scultore che cosa? Ma guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, eh. E dopo la clip, torna a pedalare. Pazza del ponte. Questa è una palestra American style.
siamo arrivati a Mantova! Yeah! Ed è stato bellissimo, una delle piste ciclabili veramente più belle che io abbia mai fatto. Bella! Questo parco! Qui c'è scritto illusione ottiche rotanti. Praticamente se quando giri non sembra più tondo e sembra che ci sia un tunnel che va dentro. C'è anche chi si procaccia il cibo, Mantova, vedi? Esci dalla città un attimo, via, vai a pescare. Ehi, amica bambina! Stella, andiamo!